Allora, vediamo per prima cosa quello più semplice. Quello di base, no? Allora, qui abbiamo il questo abbiamo messo un'alimentazione a corrente continua, in realtà è alternata, ma dal punto di vista di queste considerazioni che facciamo è del tutto ininfluente. Che ha quindi, questa è la fase, d'accordo? E questo è il neutro, questa è la resistenza di neutro e qui abbiamo la terra, d'accordo? Quindi normalmente i due punti su cui vengono alimentati gli apparecchi sono questi due, 1 e 2, fase e neutro, d'accordo? Fase, neutro. Ora, in questo caso, noi stiamo simulando un guasto Fram. Perché? Perché simuliamo il fatto che quella fase va in contatto con la carcassa. Che questo punto è normalmente, quando io chiedo qual è la carcassa, questo è il punto della carcassa. E questo è un guasto franco. Bene? A questo punto, in questa simulazione, la carcassa è collegata a una resistenza di terra. Va bene? Che abbiamo immaginato essere una resistenza di terra, una brutta terra, di 200 ohm, che normalmente questa dovrebbe essere una resistenza di 1 ohm. Ok? Ora, quando c'è un guasto di questo tipo, quindi guasto franco, la carcassa è collegata alla terra. Se noi adesso facciamo scorrere, facciamo girare il nostro simulatore, vediamo che qui, vedete, abbiamo una corrente di 200 ampere. Vedete? Questa corrente è una corrente che fa scattare qualunque interruttore a massima corrente. L'interruttore a massima corrente normalmente è tarato su 15-20 ampere. Questo è 200 ampere, quindi nel momento in cui si verifica il guasto franco, se la resistenza di terra è di 1 ohm, l'interruttore a massima corrente scatta. È chiaro? E quindi il fatto che io, una persona che in questo momento è simulata come resistenza del corpo, resistenza terra-corpo, tocchi la carcassa è del tutto ininfluente. Chiaro, perché c'è l'interruttore a massima corrente. D'accordo? Allora vediamo le diverse possibili situazioni che voi dovrete riprodurre, perché sono le situazioni che normalmente si possono verificare nella realtà e che possono rappresentare situazioni di pericolo. D'accordo? Allora, una prima cosa che si può verificare nella realtà è che la resistenza di terra non sia una resistenza buona, sia una resistenza, diciamo, elevata, diciamo di 200 ohm come era prima. Vabbè. Allora, in questo caso, perché è pericoloso? Perché questa resistenza di terra non fa scattare l'interruttore a massima corrente. Perché qui vediamo che la corrente che scorre è di 1 ampere, grosso modo, che quindi non fa scattare proprio niente. E allora, in questa circostanza, vediamo che succede se un Cristo che ha una resistenza del corpo di 700 ohm e una resistenza terra-corpo di 10 ohm, invece magari ha delle scarpe bagnate, lui già 700 ohm è abbastanza basso,
Va bene, quindi in genere la resistenza del corpo è più alta, però si potrebbe abbassare sotto determinate circostanze. Ma trovo questo valore e lo lascio lì. Se questo signore tocca la carcassa, e questo è possibile perché nel momento in cui c'è stato il contatto, l'interruttore a massimo corrente non si è staccato, questo signore viene attraversato da una corrente di 300 mA. Che è una corrente sufficiente a farci pigliare una bella botta. Perché pensate che la soglia prevista dalla norma per una corrente, diciamo, la soglia di percezione della corrente prevista dalla norma è di 20 mA. Poi vediamo un'altra situazione. Che potrebbe essere, diciamo, pericolosa, è che la resistenza di terra si abbassa. Quindi magari lo vediamo insieme. Quindi sia di. Uno. Ma il guasto non sia franco. Allora, se il guasto non è franco, significa che tra l'alimentazione e la carcassa c'è una resistenza. Queste sono tutte situazioni che voi potete ipotizzare, cioè voi dovete nella. Questo vale anche per gli altri esercizi. Nella traccia dovete scrivere cosa intendete mettere la situazione che intendete riprodurre. Chiaro? Allora, voi dite, voglio riprodurre una situazione guasto franco con una resistenza di terra che è troppo bassa, troppo alta, cioè, queste situazioni tipiche, ok? E poi la dovete riprodurre con lo schema. Voi non mi dovete mandare lo schema. Cioè non mi dovete mandare la soluzione, mi dovete mandare quello che voi potete proporre. Lo schema non mi interessa, perché se voi mi mandate lo schema mi dovrei dire se è giusto o sbagliato. Allora a questo punto l'esame va fatto a distanza. Voi mi dovete dire, guarda che io propongo di fare questo, poi quando venite qua me lo fate vedere col vostro computer auspicabilmente, se no con il mio, e io quando voi me lo fate vedere. Verifico, prima cosa, ma do per scontato che sia fatto per bene, e seconda cosa, meno scontata, che sia effettivamente farina del vostro sacco e non ve l'abbia fatto qualche fidanzato, parente, cugino, eccetera, eccetera. Questo è il principio che vale per tutti e tre gli esercizi. Però qua c'è un po' più di cosa da vedere. Allora, quindi poi il contatto arriva qua. Quindi qui avviene il contatto, però arriva attraverso una resistenza. In questo caso la corrente che scorre nella terra è di 200 mA, quindi non è tale da far, diciamo, scattare interruttore a massima corrente. Però c'è comunque la resistenza di terra. Per cui la corrente che scorre anche attraverso una persona che tocca è una corrente, diciamo, normalmente piccola, perché vedete di 308-309 microampere. Chiaro? Perché la resistenza di terra è bassa. È chiaro che se la resistenza di terra aumenta, man mano che aumenta la resistenza di terra,
Vedete, la corrente aumenta, quindi è già arrivata a 3 mA, che per un contatto esterno in una situazione, diciamo, civile, non è una corrente pericolosa. Va bene. Però, se una situazione del genere si dovesse verificare, cioè, come vedremo in un ambiente a uso medico, 3 mA possono essere pericolosi da certi punti di vista. Chiaro. Comunque è ovvio che man mano che la resistenza di guasto diminuisce, che non mi dà. Ecco. Man mano che la resistenza di guasto diminuisce, la corrente qui aumenta. Quindi se il guasto comincia a diventare, diciamo, di tipo franco e la resistenza di terra non è proprio una resistenza di terra ideale, che qui la corrente adesso è ancora un ampere. Quindi le situazioni pericolose sono poco chiare. Quindi se il guasto franco, scatto in direttura massima, stiamo a posto. Se il guasto non è franco, bisogna capire quanto non è franco. Se la resistenza di terra è quella di norma, 1 ohm, non c'è problema. Se la resistenza di terra non è proprio quella di norma, che però spesso succede, allora in tutte queste situazioni grigie si possono nascondere i pericoli, soprattutto perché sono situazioni di pericoli che non sono dichiarate, perché la resistenza sì, ci sta, sta a posto. Prova a capire se quella resistenza di terra effettivamente da quanto tempo non è stata controllata la resistenza di terra. Resistenza di terra, il collegamento di terra di un edificio, di un impianto, eccetera, viene fatto con degli affari che stanno dentro al terreno. Però, ad esempio, la resistenza di terra dipende molto dalla natura del terreno. Immaginiamo se, ad esempio, per quel periodo sta un periodo di siccità e quindi magari il terreno anche in profondità si è seccato. Beh, allora, se non viene manutenuto, non viene controllato, non è detto che la resistenza di terra mantenga quel valore. Chiaro? Quindi sono le situazioni chiaroscure che sono quelle che sono poco più delicato, tenendo conto che ovviamente negli ambienti dove voi vi troverete a operare, normalmente la resistenza di terra non è controllata, è ipercontrollata. Chiaro? Però negli ambienti, quello che vedremo adesso, vedremo che però i margini di rischio sono molto maggiori, nel senso che mentre qua una corrente di 19 mA in un ambiente civile, tutto sommato, non è un problema, in ambienti a uso medico sono circostanze perché abbiamo le persone che potenzialmente possono entrare in contatto con la corrente, sono persone che sono allettate, che sono cateterizzate, che sono deboli, che sono fragili, che non hanno le protezioni, che non si aspettano di. Cioè, che mentre quando io prendo la scossa 99 su 100, ma essa gli appacca perché so io che non sono stato poco prudente e quindi ho preso la scossa, nel 100% dei casi, quando un paziente prende la scossa, non è colpa sua, ma è colpa di qualcun altro. Lui è inconsapevole di questa cosa è chiaro. E quindi è un discorso diverso, che io me ne accorgo che prendo la scossa. Ma quando la scossa la prende sotto certi, magari una persona che è intubata, cateterizzata, sedata, non risponde, quello va solo in fibrillazione ventricolare, ciamba, pezzi. Chiaro? Vediamo qui se riusciamo a farmacopea.
Allora, io che ho fatto qua? Ho messo questa resistenza, che è la resistenza, diciamo, che rappresenta l'utenza, che in questo momento è. Viene alimentata. Però è un po' confuso. Un po' di roba qua, tanto questo non ci serve. Allora, la nostra utenza, chiamiamola qua, diciamo così. Ok. Allora, questa è la nostra utenza, d'accordo? Quindi, è resistenza 1 kg, lo metto in esecuzione. E che normalmente abbiamo, quindi consuma 220 mA. Dopodiché immaginiamo che ci sia un guasto non franco. Quindi questa è la carcassa e viene quindi viene in contatto. E va in contatto quindi con questa resistenza da, abbiamo detto, 150 ohm, un guasto non franco. E quindi qui poi abbiamo, va in contatto con la carcassa, c'è questa resistenza di terra che è di 10 ohm, e quindi abbiamo che questa corrente, quindi dalla nostra alimentazione, però questo qui dunque, questo è quello che scorre, però devo prendere da qua, ci ho aspettato un attimo, allora facciamo così.
Questa è la corrente che scorre dalla, diciamo, scorre dal lato della fase, quest'altra scorre dal neutro e quindi sono uguali. Vediamo un attimo come posso. Devo fare uscire in qualche maniera quando, per farvi capire un po' come funziona il differenziale. Così fase, così neutro. Gesù,
Questo magari lo vediamo dopo. Allora, invece vediamo un'altra situazione. Questa qua. Allora, vediamo questa terra, che non serve. Allora, qui vediamo un altro tipo di situazione. Qui c'è sempre un guasto non franco, dove qui c'è la terra che è collegata è regolarmente collegata con una resistenza di terra, che però qui è separata in due. Perché? Perché abbiamo rappresentato il caso che vi ho spiegato del cosiddetto nodo equipotenziale. Vi ricordate? Cioè, all'interno di un locale adibito a uso medico, ogni presa ha la sua collegamento interno. D'accordo? Quindi tutti questi fili, quindi sia fase che neutro che terra, devono essere collegati insieme, perché devono portare la stessa alimentazione. Però è importante che il filo di terra, cioè il filo che deve collegare le carcasse di tutti gli apparecchi, abbiano tutti quanti la stessa resistenza. Quindi il collegamento, la lunghezza del filo, perché voi vi ricordate che la lunghezza del filo, la resistenza di un filo dipende dalla sua lunghezza, la lunghezza dei fili di terra deve essere la stessa per tutti. Se noi, come purtroppo alle volte accade nei locali normalmente di uso civile, non nei locali a uso medico. Pronto? Sì. Ok, d'accordo, ci vediamo. D'accordo, arrivederci. Se noi ad esempio colleghiamo qua e facciamo il giro della stanza, significa che questo collegamento sarà corto, quello dell'ultima pezza sarà più lungo. E questo non va bene. E adesso lo spieghiamo anche perché. Invece, la cosa importante è che ci sia un punto centrale, tutte le prese siano collegate da quel punto centrale, sia come collegamenti, diciamo, elettrici, fase neutro, sia come collegamento relativo alla terra. Allora, qui che cosa stiamo immaginando? Stiamo immaginando il caso in cui abbiamo un'alimentazione, un guasto non franco, e un guasto su una carcassa, ok? Che è questo. Dopodiché stiamo immaginando che questa carcassa sia collegata a terra e che c'è una persona che tocca sia la carcassa col guasto franco, sia un'altra carcassa che ha a sua volta il collegamento a terra. Il guasto avviene su un apparecchio, d'accordo? Però io sto toccando due apparecchi. Uno è l'apparecchio, no. Buongiorno. Uno è l'apparecchio dove c'è il guasto e l'altro è un apparecchio dove non c'è il guasto. Allora, il problema è che io
Non sto immaginando il fatto necessariamente di avere un collegamento con la Terra, ma che ad esempio il collegamento con la Terra, il passaggio della corrente, può avvenire attraverso un altro, che molto spesso capita che nei locali a uso medico le persone siano collegate a più di un apparecchio. Quindi non è il problema è che il guasto può avvenire su uno di quegli apparecchi e la corrente può scorrere anche sugli altri apparecchi. E quindi è importante che come adesso vedremo, che la corrente che scorre, diciamo che i collegamenti di terra dei vari apparecchi siano tutti quanti allo stesso potenziale, perché altrimenti, come vedremo, si possono nascere delle correnti. Il problema è che nell'ambiente a uso medico le correnti da cui dobbiamo stare attenti sono molto più basse di quelle, diciamo, degli ambienti civili, perché negli ambienti a uso medico la corrente non è detto che scorre solamente dall'esterno. C'è un contatto dall'esterno del dorso della mano, ma potrebbe essere legato anche al fatto che io ho un catetere. Questo catetere potrebbe essere all'interno della cavità cardiaca. E in quel caso i valori di corrente che possono risultare pericolosi sono molto, ma molto più bassi di quelli che normalmente vengono intesi. Quindi in questo caso noi vedete abbiamo due apparecchi. Con due carcasse con due resistenze di terra diverse. Allora, vediamo adesso che cosa succede nelle diverse situazioni. Immaginiamo quindi ora, questa è la corrente che scorre, e vediamo che qui la corrente che scorre è estremamente bassa. Quindi siamo 544 nanoampere. Perché? Perché qui abbiamo due percorsi per la corrente che sono praticamente dei cortocircuiti. E abbiamo quindi qui il nodo equipotenziale con un solo percorso che va alla Terra. Vediamo adesso che cosa succede. Vedete? Io qui adesso ho una resistenza di terra di 10 ohm e una resistenza di terra di 1 ohm. Due abbastanza basse, però qui io comincio ad avere 1 miliampere. Questo miliampere, se io lo percepisco dall'esterno, non fa niente. Ma se
Questo passaggio, io ho un apparecchio, questo apparecchio non è guasto, attenzione. Questo c'è un guasto che peraltro è un guasto non franco, c'è un'esistenza di 1 chilo, quindi immaginate, parliamo di apparecchi che spesso si trovano a lavorare in sale operatorio dove possono esserci dei fluidi, delle cose che magari rovescia delle sostanze, cose del genere, vanno dentro l'apparecchio. Uno non se ne accorge, siamo situazioni che possono essere anche abbastanza, diciamo, stressanti, no? Eppure ci ritroviamo che ci può essere una corrente di 1 mA, che è una corrente più che sufficiente per far andare in fibrillazione il cuore, se passa attraverso la parete endocavitaria. Tenete presente che le norme prescrivono che la massima corrente che possa passare all'interno, diciamo, in una situazione come questa, chiamata di microshock, quindi che una corrente che può scorrere all'interno del corpo umano, deve essere 1.000 volte più bassa di quella normalmente percepita dall'esterno. Quindi, se le norme prevedono che la corrente massima sia di 20 mA, nel caso di situazioni di questo tipo, quindi di percorsi endocavitali, deve essere di massimo di 20 microampere. Qui siamo a 1 miliampere. Chiaro? Questo è il motivo per i quali, e 1 miliampere non è una corrente, ad esempio, che possa far scattare anche un interruttore differenziale. Quindi, anche ammesso che io questa dispersione di 1 mA possa avere un interruttore differenziale, quindi ovviamente qui potrei avere la terra, interruttore differenziale, 1 mA non è sufficiente a far scattare un interruttore differenziale. Quindi una dispersione di 1 mA è una dispersione che può risultare fatale quando io ho un percorso endocavitario. Per questo motivo le norme prescrivono che negli ambienti dove si devono praticare cateterismi cardiaci, quindi dove ci sono delle possibilità di microshock, il differenziale come è la terra e il differenziale come dispositivo di sicurezza non sono sufficienti. Chiaro? Quindi nelle sale operatorie, nelle sale di rianimazione, quindi dove ci stanno, dove si possono praticare dove abbiamo cuori aperti, dove abbiamo passaggio interno al corpo umano, differenziale e terra non sono sufficienti, occorre avere qualche cosa di più, qualche cosa di diverso per proteggere dai shock elettrici. E questo qualcosa di diverso è sostanzialmente il trasformatore di isolamento. Vediamolo un secondo. Questa è la situazione che abbiamo riprodotto. Vedete? Qui abbiamo un contatto, un altro contatto. Qui abbiamo un possibile guasto franco e qui possiamo avere la chiusura attraverso il circuito di un altro apparecchio.
Ecco qua, questo è il trasformatore di solamento. Questo è un impianto con trasformatore di solamento. Qual è la differenza? Cosa fa questo trasformatore di isolamento che non fa questo? Che nel trasformatore di isolamento non c'è più il neutro, perché l'alimentazione avviene tra questi due punti, per cui la corrente non può chiudersi, che questa è fase neutra. Quindi non c'è più il collegamento, non c'è più nessuna connessione tra la fase, quindi non c'è più il neutro nell'isolamento, quindi non c'è più la possibilità, mentre prima qui c'era il neutro che era collegato a distanza di un ohm dalla Terra, quindi qualunque collegamento con la Terra si poteva chiudere. Nel trasformatore di isolamento non c'è più nessun riferimento con la Terra. Che vedete, non c'è riferimento con la Terra. Questi sono due punti dove c'è un'alimentazione, ma non c'è nessun riferimento con la Terra. Qui sul neutro, sì, che lo sappiamo che nella cabina di distribuzione ci sta il collegamento tra il centro del punto di riferimento, il neutro, e la Terra. Qui non c'è più il neutro. Quindi, qualunque sia, questi due punti sono tutti e due a una certa tensione, quindi non c'è più, mentre prima c'era la fase che stava a 220 e il neutro che stava a 0 volt. Qui io so, diciamo che ho tutti e due i punti che sono una certa alimentazione, ma non hanno un riferimento. Quindi, qualunque sia il contatto che io possa avere, non posso essere attraversato dalla corrente. Chiaro? Sì. Questo è il nodo equipotenziale, che normalmente ci sta sempre, però perché partiamo sempre dal presupposto che ci possono essere dei guasti, eccetera, eccetera. Però, quindi, la Terra c'è sempre, perché bisogna dare comunque un riferimento. Però, pur essendoci la Terra, anche se ci sta un guasto, quel guasto non fa scattare niente. Chiaro? Perché non c'è più il riferimento tra il punto di alimentazione e la Terra. In realtà, volendo simulare un trasformatore di isolamento, in pratica potremmo simularlo con uno schema dove diciamo così, dove non c'è praticamente il riferimento con la Terra. Quindi il trasformatore di isolamento sostanzialmente è un trasformatore dove, cioè un impianto alimentato con trasformatore di isolamento,
impianto dove qui, ecco, ci dobbiamo mettere 100 mega, ecco. Per cui qualunque dispersione vedete a 10 nanoampere. Comunque le è andate a fare per qualunque tipo di collegamento, eccetera, eccetera. Quando c'è l'isolamento, non c'è più il riferimento del neutro. La corrente, in pratica, qualunque dispersione risulta assolutamente, diciamo, innocua. Quindi, negli ambienti a uso medico con trasformatore di isolamento, quindi di fatto il rischio elettrico non ci può stare. Ovviamente occorre controllare periodicamente il trasformatore di isolamento, perché se il trasformatore di isolamento dovesse avere lui a sua volta delle, diciamo, delle dispersioni, allora lì quello rappresenta veramente un serio pericolo, perché da solo mette istantaneamente in pericolo tutto il sistema. Che poi è lo stesso motivo per il quale, ad esempio, gli apparecchi che abbiamo detto, gli apparecchi con l'isolamento speciale o a bassissima tensione di sicurezza, sono apparecchi intrinsecamente sicuri. Perché? Poiché sono apparecchi che hanno un isolamento doppio rinforzato, quindi di fatto non hanno la carcassa metallica, il guasto non può avvenire. Cioè, se non c'è qualunque tipo di guasto all'interno, non risulta inefficace, perché c'è un isolamento rinforzato e quindi non può avvenire il contatto, no? Quindi è una situazione poi per certi versi analoga a questa qua. Ah, quindi ci sono alcuni esercizi volevo solo chiedere. Certo. Realizzando un circuito RC alimentato 5 volt valore massimo che faccia scorrere in serena resistenza nel condensatore con un ampere equivalente. Questo però non fa parte di questo. Quindi sono tre esercizi: fondamenti di elettrologia, diciamo, elementi di misure, e poi sicurezza elettrica. Voi dovete fare tre esercizi. Questo esercizio che tu mi hai detto è in fondamenti di elettrologia, quindi dobbiamo tornare alla prima parte del corso. Allora, sostanzialmente lo schema è uno schema tipo questo, dove c'è uno step voltage, che è detto un condensatore, no? Realizzare un circuito alimentato da 5 volt al massimo che faccia scorrere sia nella resistenza del condensatore un milliampere. Sia nella resistenza che nel condensatore. Quindi diciamo che parliamo di un miliampere efficace, stiamo parlando di un'alimentazione a corrente alternata. Quindi questo, qui ci dovremo mettere un alimentatore a corrente alternata.
dobbiamo dimensionare la resistenza e il condensatore per fare scorrere quella corrente che abbiamo indicato. Quindi, tenete presente che la corrente che scorre all'interno di un condensatore dipende anche dal mentre la corrente continua. Nel caso della corrente continua, la corrente dipende solamente dalla tensione e dalla resistenza. Nel caso dei condensatori e degli induttori, la corrente dipende dalla tensione e dalla frequenza, perché sono componenti che a seconda della frequenza, abbiamo spiegato, si comportano in maniera diversa e che oppongono quella che viene chiamata una reattanza, che può essere capacitiva nel caso del condensatore o induttore. Per cui voi, in realtà si dovrebbe partire dalla formula, no? Però voi potete anche partire, diciamo che state usando un simulatore, partite dalla tensione, quindi ad esempio in questo caso, questo abbiamo visto un alimentatore di corrente, mettiamo un alimentatore di tensione. Qua. Misuriamo qui la corrente. Ok. Naturalmente qui abbiamo i valori, no? Fermiamo un secondo, questa è una corrente alternata, quindi abbiamo, questo è il valore di corrente che è di un questo è già un milliampere di valore massimo. Ok? Valore efficace è il valore massimo, mi sembra per 0,7, una cosa del genere. E quindi significa che il valore di efficace di corrente sarà un po' più, dobbiamo aumentare un po', quindi aumentiamo la tensione, ecco qua, fino ad arrivare al valore di corrente, ecco qua, più o meno 1 mA. Ok, tenete presente, potete anche cambiare la frequenza. Se cambiamo la frequenza, cambia, ma insomma, bisogna portarlo a una frequenza molto più bassa per farlo scendere. Vedete come cambia il valore di tensione che sta qui? Vedete? Cambiando la frequenza. Perché ovviamente man mano che diminuisce il valore che aumenta la reattanza del condensatore, aumenta anche il valore. Quindi se aumenta la frequenza diminuisce la reattanza, se diminuisce la frequenza aumenta la reattanza. Chiaro? No, perché non mi hanno dato 5 volte. E vabbè, allora alimentata a 5 volt, significa che dovete cambiare i valori, no? Quindi se poi lo alimento a 5 volt, allora lo alimento a 5 volt. Ecco qua. 5 volte valore massimo. Valore Allora, massimo. scegli io da 0 a 5. Allora, 5 volt. Dove sta? Pensavo dovesse essere forza 5 volte.
Questa è la corrente, quindi, cioè queste, allora questo è il valore di 5 volt. Ok, questa è l'alimentazione a 5 volt. Poi abbiamo questo valore qua. Dove sta? Ecco qui. Quest'altro valore qui, vedete, è la corrente che scorre, quindi deve essere 1 miliampere, ha detto, no? Sì. Allora io devo fare in maniera che questa linea qua, tratteggiata, sia 1 miliampere. Quindi adesso è di più di 1 miliampere, vedi? Vedi? Questa deve scendere a 1 miliampere. Per farlo scendere a 1 miliampere, devo o aumentare la resistenza. Vedi? Eccolo qua. Ho aumentato la resistenza. Più o meno, vedi, ci sta più o meno a 1 miliampere. Vedi? Lo vedete? Questo è 1 miliampere massimo. Oppure posso diminuire la frequenza. Però io scorre sempre senza che il condensatore fosse E certo, e se sta in serie, quindi scorre sia la resistenza del condensatore. quindi basta che cioè Se sta in serie la corrente è la stessa. Se sta in parallelo, no. Allora, tu, se l'esercizio era di fare in maniera che scorreva 1 miliampere, nella serie quel miliampere doveva scorrere nel condensatore o nella resistenza, perché in un circuito parallelo io avrei avuto una cosa di questo tipo, un'alimentazione. Qua, poi una resistenza qui, e un condensatore qua. Ok, e qui. Ecco qua. E questo è un collegamento parallelo. Ora qui quale può essere il tema? Dire scegliere quale di queste due, scegliere il valore di corrente che deve scorrere in uno di questi due rami, che ovviamente dipenderà dalla tensione e dalla resistenza di questa e dalla reattanza del condensatore. Ovviamente in questo caso, fissato 1 kΩ, se io aumento la reattanza di questo condensatore, la corrente scorrerà maggiormente di qua. Se diminuisco la reattanza del condensatore, la corrente scorrerà maggiormente nel condensatore. Chiaro? Ragazzi, fate che usci tutti i dubbi, in maniera che noi siamo qua. Se c'è qualcosa che non capite, ditelo. Voi dovete prendere dimestichezza con questo affare, che con questo voi lo fate, lo progettate a casa, capite il meccanismo, capite come aumenta la corrente, la tensione, eccetera, eccetera, in maniera che poi quando venite qua mi portate l'esercizio fatto e vi faccio, io chiederò solamente per capire se l'avete fatto voi. Però vedete, anche per non perdere tempo, vi conviene verificare bene quello che abbiamo detto a lezione quando abbiamo parlato di reattanza, capacità, resistenza, legge di Ohm, parallelo, serie, perché se no,
quando poi vi trovate a che fare col simulatore, perdete un sacco di tempo e vi imbriacate. Invece, se voi spendete un po' di tempo a riguardare un attimo le lezioni che abbiamo fatto, quando abbiamo spiegato, se siete parallele tutte le parti di teoriche, poi dopo l'uso del simulatore diventa più immediato. Diciamo che i contenuti li abbiamo fatti tutti quanti oggi, quindi non c'è altro da spiegare. Abbiamo fatto il trasformatore di isolamento, abbiamo fatto il contatto diretto, indiretto, microshock, macroshock. Questa vorrei un attimo di silenzio, quella che ci ha invitato a 5 volte, che ti un tempo di salita della tensione a capo del condensatore di 5 mm. Certo, e in questo caso. Non alimentate l'alimentazione quando si parla di tempi di salita, viene fatta con lo step voltage. Quindi voi partite con lo step voltage, eccolo qua. Poi mettete una resistenza e un condensatore. Percorso, circuito. Siedeci sempre la terra. Ecco qua. Adesso. Io qui ho una tensione e voglio misurare la tensione ai capi del condensatore. Voglio misurare il tempo di salita della tensione ai capi del condensatore. Allora, questo tempo di salita dipenderà dal valore della resistenza e dal valore del condensatore. Se i valori della resistenza del condensatore aumentano, il tempo di salita aumenta. Se il valore della resistenza del condensatore diminuisce, il tempo di salita diminuisce. Quindi, vediamo adesso. Dunque, no, però. Devo togliere questi perché sennò mi danno fastidio. Ok, adesso vado a vedere il grafico. Qui vedete che lo vedo così perché, diciamo, c'è stato già il gradino, no? Quindi io devo tornare lì all'inizio della. Ecco qua. Ok? Così è. Questo è il gradino, no? Oh, e parte. Però come vedete non è immediato. In realtà io devo ingrandire questa parte. Allora come faccio? Con la rotellina. Ecco, vedi, io ingrandisco un attimo e misuro il tempo di salita che è praticamente dal 10% al 90%. Quindi qui è 1,18 millisecondi, qua è 3,26 millisecondi, il tempo di salita è di grosso modo 2 millisecondi. E devo portarlo fino al valore che quanto ha detto là. 5 5 millisecondi. Per portarlo a 5 millisecondi. millisecondi, Poi in parte il 190 al 100 è il massimo. quello che ho detto, no?
Per portarla a 5 millisecondi significa che devo aumentare o il valore della resistenza o il valore del condensatore. Quindi posso aumentare un po' il valore della resistenza. Ecco qua. Però i vostri colleghi non hanno i te condividere lo schermo, stanno seguendo un Coppa Teams. Io non ho condiviso lo schermo, mannaggia al diavolo. Però se non mi ricana niente, io che ne so. Fate termine in croce, ma come sa da fare voce? Stanno tutti e due collegati, ma se non mi dite di condividere lo schermo, mica guardate. Ma che capa gloriosa che tenete. Allora. Adesso vediamo un attimo. Qui. Aumentiamo un poco la scala. Adesso siamo più o meno a 1,58. A 10.824, quindi quando era 5 millisecondi, quindi se adesso siamo a 8 millisecondi, dobbiamo scendere un poco con il valore della resistenza. Ecco qua. Ecco, adesso qui, più o meno 1,50, 8,06, insomma, siamo sui 5, 5,5, secondo. Ok? Io, apposta, ci stanno le formule, però preferisco che voi mettiate più a smanettare qua piuttosto che fai conto, no? E così percepite un po' quelli che sono, diciamo, come si comportano i componenti a variare del top più un fatto interattivo. Mi interessa che voi facciate la teoria per avere, diciamo, consapevolezza di quale il comportamento di base del funzionamento di base, il condensatore, dell'induttore. L'induttore si comporta in maniera diametralmente opposta, no? Quindi questo lo dovete studiare prima. Però voi l'esercizio dovete farlo in maniera interattiva, perché così l'esercizio vi dà percezione degli effetti della corrente, dello step, nei confronti dei componenti. Poi c'è la linea di misura. Sì. Cioè, vedete uno schema semplificato di interruttore resistivo alimentato a 5 volte, vedete il segnale di uscita da 0,5 Ve lo ricordate il trasduttore resistivo? No? Un aereo studiato, cioè non si può. Una figura, se te la capa ancora, un panettone.
La calza, muore la calza. Ah, benedetti Dio. Allora, il traduttore resistivo di base prevede che ci sta un'alimentazione che mettete normalmente, si mette un'alimentazione in corrente continua. Il traduttore resistivo è di fatto un potenziometro, cioè un qualcosa che ha una resistenza variabile. D'accordo? Allora, questo può essere montato in diversi modi. Gennaro, buongiorno. Non c'è male, io però adesso sto facendo lezione. Appena finisco ti faccio un coppia telefono, ok? Ciao, ciao. Può essere montato in diversi modi. Questa è una prima possibilità, è montarlo così. Ok. Quindi io alimento e poi tramite questo cursore io vado a prendere un valore di tensione che dipende dalla posizione del cursore. Questa posizione del cursore può dipendere da un valore di forza, può dipendere da un valore di posizione, può dipendere da un valore chimico, può dipendere da qualunque cosa. Quindi questo cursore mi dà modo di trasformare una qualunque grandezza fisica in un valore di tensione. Chiaro? Questo è il senso del trasduttore. Questo è un trasduttore resistivo perché trasforma, o perlomeno diciamo, stiamo studiando questo, è quello più semplice, ci sono anche trasduttori capacitivi, trasduttori, però in genere il trasduttore è quello più semplice. Esistono tanti trasduttori che a seconda del come sono strutturati permettono di trasformare una grandezza fisica in un valore di resistenza, una grandezza fisica qualsiasi, quindi anche un valore di densità, un valore di quei trasduttori, i sistemi per ad esempio la misura della saturimetria o del glucosio, no? Trasformano il valore di percentuale di glucosio in un valore di resistenza che poi è quello che misuriamo con quell'apparecchietto. Okay. Ora, il ragionamento da fare per i trasduttori in generale, quei trasduttori resistivi, è che io per misurare questo valore devo misurare il valore di tensione che sta ai capi di questo del cursore, ok? Cioè devo sapere questo valore di tensione quanto quello che sta vicino alla rotellina. Per misurare questo valore di tensione devo usare uno strumento di misura. Uno strumento di misura tipicamente è uno strumento che io viene immaginato in questo modo, come una resistenza alla quale poi io applico un misuratore di tensione. Ok, ecco, di fatto questo è lo strumento di misura. Questa resistenza è la resistenza interna dello strumento di misura, si chiama normalmente array. E deve essere una resistenza normalmente elevata. Perché? Perché adesso vediamo questo poi tutto il ragionamento. Quando io applico il mio trasduttore allo strumento di misura, ecco qua. Adesso vedete, io ho questa è la posizione del trasduttore, quindi io regolo la posizione del trasduttore in questo modo, no? E questo è il valore della resistenza, però. Aspettate un attimo.
Io, la posizione viene misurata come percentuale, d'accordo? Quindi in questo momento il valore della resistenza è 34 km, questa è una percentuale del 50%. Quindi significa che il mio trasduttore in questo momento sta misurando la metà tra il valore massimo e il valore minimo. Ok? E questa è la percentuale che va a indicare. Poi normalmente dovrebbe stare pure. Ah, eccolo qui, devo misurare, ecco qua, devo mettere, cliccare sul 50%. Vabbè, comunque, ecco qui, questa è, e mi dà, io metto il 50%, ok? Ora, quando io qui l'ho alimentato a 5 volt, mi aspetto di trovare qua che tensione? Cioè, se il mio trasduttore è alimentato a 5 volt, quando il trasduttore sta al 50% della sua posizione, a metà, sarebbe a metà di 5 volt, quanto è? Cosa? Dai 5, 3,5, 2,5. Ok. Quindi io mi aspetto di misurare qua 2,5, giusto? Allora, metto in esecuzione. Però questo non sta azzeccato a capo, perciò questa è una misura, una mazza. Ecco qua. Oh. 1,5. Come mai? Devo cambiare la resistenza interna. Perché, essendo uno strumento, questa resistenza di 1 kg, è una resistenza che ha un valore comparabile a quelli dei 34 km del trasduttore. E quindi questa, quando io ci metto questo, applico lo strumento di misura, il mio circuito è cambiato. Se io qui, invece di mettere 1 kΩ, ci metto 1 MΩ, ok? Accorgendo. Che fa questo? Cosa che? Ah, ecco qua. Ecco, 2, 4 e 47 volte. Già, più o meno, sai, parenti di 2,5. Per avere proprio 2,5 ci devo mettere forse qui 1 MΩ, ma non è sufficiente, già mettere. Due per 300 la resistenza In un'altra volta abbiamo la resistenza del fusore e il valore della resistenza. sì, e puoi montarlo così, può anche montarlo in maniera diversa, no? Però abbiamo questi strumenti, diciamo, il E fusore. ecco, così tu lo stai montando con la misuri la tensione, puoi montarlo anche in un altro modo, ad esempio si può montare così pure. Pa 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 p
Dove sta? Dove sta? Ecco qua. Ecco qui. In questo caso io posso misurare, ad esempio, qui facendo in questo modo, posso misurare questo valore di resistenza misurando la corrente. Ok? In questo caso, cambiando questa resistenza, cambia il valore della corrente che misura qua. Quindi anche qua. Immaginiamo di metterci un valore di. Vabbè, possiamo pure lasciare l'alimentatore di tensione. Quindi significa che ha. Beh, però. Meglio metterci un generatore di corrente. Sì. Non so se viene una cosa.
In realtà può funzionare anche così, perché se vedi questo a zero, questa tensione qua porta 10 volt generatore di corrente. Però ovviamente è la tensione che serve per far passare questa corrente. Poi al 100% sarebbero 10 kV, al 50% 5 kV. Però vabbè, montatelo sempre con il pattitore, senza non vi complicate la vita. Vediamo questo, un'altra cosa. Mettiamo un generatore di tensione qui. Vabbè, lasciamo stare. Fatelo sempre col partito, perché in realtà, come abbiamo, ad esempio qui, noi abbiamo, vedete, cambia la posizione e cambia il valore della corrente, no? Però la legge di variazione non è semplice come quella del partitore, che è da 0 a 5 e metà per la posizione 2-5. In realtà è una legge diversa, che può funzionare lo stesso, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito degli strumenti di misura, uno strumento di misura viene calibrato, no? Per cui viene associata ai vari livelli della grandezza da misurare i valori che vengono riportati sull'apparecchio, e viene fatta quindi la curva di taratura, in modo che poi quando io lo uso per misurare la grandezza, sulla base della curva di taratura io posso recuperare, diciamo, dal valore di tensione il valore della grandezza che sto misurando. Quindi io teoricamente, in realtà, dovete tenere presente che alle volte il circuito con il quale va configurato il trasduttore può dipendere dal tipo di trasduttore, dal tipo di grandezza che va misurata, eccetera. Ora, se vogliamo fare un fatto, diciamo, che esemplificativo, che serve anche a spiegare il valore, diciamo, il problema della resistenza d'ingresso dello strumento di misura, eccetera, fate lo schema precedente. Se viceversa volete ragionare sul problema della
diciamo di una configurazione qualsiasi, ma sul problema ad esempio della taratura della curva di calibrazione dello strumento di misura, potete anche usare uno schema del genere. Questo, su tutta questa materia ci sta le lezioni che abbiamo fatto sulla parte di strumenti di misura, questa qua. Quindi se ve la andate a riguardare. Qua. Ecco, fondamenti di misure, trovate tutte queste considerazioni qua, eh? Queste lezioni che abbiamo fatto. Ah, chi si sta facendo tramite per tutto quanto? Siete ricchi, e non viene a rompere, se si rompono le corna a venire a lezione invece. Disegnare un'impedenza di contatto elettrico video ma a 50 Hz. Impedenza di contatto di Impedenza un'elettrodo di video ma a 50 Hz. è 50 Hz. Allora, andiamoci a vedere che cos'è un'impedenza di contatto. Allora, l'impedenza di contatto, se andiamo a vedere nelle nostre lezioni, allora, torniamo qua. Ah. Allora, impedenze di contatto sono queste. Ok? Dove ci sta un condensatore, questa resistenza che fa la, diciamo, resistenza della pelle, e questo è il gruppo RC che fa, diciamo, riproduce il comportamento dell'elettrodo. Quindi questo è il biopotenziale e questo è anche qua lo strumento di misura col quale noi registriamo il biopotenziale. Ok, quindi questo è quello che normalmente si tira fuori da quello che è il potenziale del biologico. Ok, questa è la resistenza della pelle, questa è la capacità dell'elettrodo e questa è la resistenza, diciamo, del gel sul quale è collegato l'elettrodo. Ok? Mo che cosa ha detto lo schema, l'esercizio? Disegna in pensa di un dato di 50 Hz. Allora, 50 Hz, questo deve stare 50 Hz, giusto? Ok. E quindi apriamo il circuito. Dopodiché questo gruppo di, diciamo, si deve comportare complessivamente con un'impedenza di contatto di 1000 La R2 è il condensatore, quindi con una ohm. differenza. Questa, diciamo, parallelo e serie. Questa sono in parallelo e questi in serie, quindi questo più questi due, quindi o questo c'è essere 5, può essere di 500, questo di 5, questo parallelo di 500, oppure potete fare un discorso di se sono 1000 ohm, quindi sono un volt, dobbiamo misurare una.
misurare una, per misurarla questa cosa possiamo qui mettere tranquillamente un, possiamo fare un cortocircuito qua e misurare la corrente. Quindi, ad esempio, qua ci mettiamo un cortocircuito. Io farei altri ragionamenti, però voglio dire, se quella è la traccia, può andare bene anche quella. Qui ci metto il misuratore della corrente. Ecco qua. Questi sono, questo è un volt, quindi io qui per avere 1000 ohm, devo avere un milliampere. Da trovo. E adesso vado a misurare fino a che dimensiono i miei componenti, ma adesso vediamo quanto ho qui. Questo è un microampere, no? Quindi è poco. Quindi qua devo, per avere un valore di corrente superiore, devo aumentare la capacità. Oppure diminuire qui la resistenza. Ci metto 100. Questi sono 10 milliampere a un volt, 10 milli, no, quindi queste sono, abbiamo detto, devono essere 1000 ohm, quindi deve essere un milliampere. Quindi deve aumentare un po' la resistenza. Quanti 10 kg. Vediamo un po'. Perché questo, vabbè, è troppo alta la capacità. Quindi lo portiamo al valore che ci serve. Ok. Mi trovate? Allora diceva che il mio faccio mancare adesso. Più 50 Hz. Io mi misuri 1000 ohm per avere, rispetto a un volt, per avere 1000 ohm devo avere un milliampere. Ti trovo? Ah, in base a... Alla corrente io misuro e mi regolo fino a che non ho un milliampere. Ecco. Lo regolo fino a che non ho un milliampere. E qui sto cambiando la capacità, vedi? Vedi che quando aumento la capacità, a un certo punto l'aumento, poi non aumento più la corrente, perché ovviamente è alimentata dalla resistenza. Vedi? Qui io posso
un certo punto non riesco più a aumentare la corrente perché a questo valore di capacità, questo è già un cortocircuito a 50 Hz. Guarda che succede se invece di farlo a 50 Hz io scendo la frequenza, vedi? Man mano che scendo la frequenza, guarda come diminuisce il valore, vedi? Se aumento la frequenza, aumenta. Però non aumenta oltre un certo livello perché poi comunque è limitato dalla resistenza. Il concetto è che varia col variare della frequenza, poi però quando arriva a un valore zero di reattanza, perché è già una frequenza alta, interviene il valore della resistenza. Se voglio aumentare, devo diminuire il valore della resistenza, diminuisco il valore della resistenza e dico ma no. Chiaro? Se voi imparate a giostrare così, vedete, percepite qual è l'effetto della resistenza, della reattanza e della frequenza, che è quello che mi interessa, che voi riusciate a comprendere come i comportamenti e la tensione della corrente con nei vari tipologie di componenti si comportino da un punto di vista proprio operativo, no? Che così voi percepite qual è il meccanismo di funzionamento. Se sono quietato, sta fanno. Ok, ragazzi. Allora, io mi rendo conto che siete ancora sotto l'effetto delle festività, per cui siccome ci siamo persi sicuramente qualche ora di lezione, allora voi studiate. Poi, se a un certo punto, quando avete studiato, vi rendete conto che ci stanno delle cose, non avete capito, non avete capito, mettete un gruppo fuori. Mi chiedete una lezione e l'organizziamo anche a distanza. Beh, questa che però non va presentate sprovveduti all'esame. Buongiorno, sono Dombe. E va bene, prego. Fatti i corsi senza dire, vamo per nulla. Buon anno, Padre, Signore e Spirito Santo. No, stavo dicendo adesso, siccome oggi più o meno sta lì che chattava con i colleghi, tutte domande, eccetera, eccetera. Adesso studiate. Se, siccome qualche ora di lezione appesa ce l'abbiamo, se poi ci stanno altre, sentite. Contattato, ci facciamo pure sul team, ci facciamo una lezione, così, in maniera che proprio sui test da fare, eccetera, vi togliete tutti i dubbi. Ok? L'importante è che vi imparate a usare questo coso. Mi è capitata una sorpresa di quest'anno che arrivate a un certo numero di componenti, che sono proprio pochi, questo mi ha chiesto 2 ore e mezza a un mese. Gittato, 2 ore e mezza a un mese, l'importante è che poi vi ricordate diciamo di annullare l'iscrizione, che sennò questi ve li rinnovo ogni mese. Non è pena morte, perché su Videro prima compravate i libri, adesso fate queste cose, però non vi limitate per 2 ore e mezza, perché senza questa licenza minima diventa veramente complicato fare gli schemi, perché sono proprio 4 componenti, non ve li fa salvare, vengono casi. Va bene, da posto. Ok. Carissima, la lezione fa. Sei stata contenta, è stata proprio una lezione di soddisfazione. Ma quindi voi dico, gentili, cioè rimanendo pari, ci andiamo sulla piattaforma qua e poi lui ha trovato. Sì. Aspetta un attimo, che sto vedendo una cosa. Perfetto, io sto. Ma noi ci